Allo stand della difesa era presente il generale Claudio Graziano, che ha parlato della missione dei militari italiani in Libano, un territorio che confina con alcuni dei paesi più tormentati dai conflitti. Ma in Libano in questo momento la situazione direi che è sotto controllo, non ci sono nuovi pericoli, la situazione in qualunque missione, una missione che è una situazione comunque che seguiamo sempre con attenzione, ma in Libano negli ultimi, dal 2007 quando io ho comandato UNIFIL e quindi abbiamo garantito la sicurezza insieme alle altre forze di UNIFIL, abbiamo anche contribuito alla stabilità e a dare forza alle forze armate libanesi che comunque sono e lavorano per la sicurezza, e non ci sono stati praticamente con scontri tra Israele e Libano, quindi UNIFIL è un elemento, le forze di pace e di sicurezza sono un elemento di pace e di stabilizzazione. È chiaro che, noi seguiamo con attenzione tutte le tensioni, l'importante direi per la comunità internazionale è tenere conto della grande importanza del Libano come Stato multiconfessionale e seguire con impegno lo sforzo di sicurezza internazionale che è in atto in Libano. Quindi si tratta di confermare soprattutto l'impegno internazionale e la volontà di mantenere la sicurezza in questa area e di supportare le istituzioni legali libanesi. Sta per ricoprire un incarico importante in Europa, quanto è fondamentale l'unificazione della difesa in Europa oggi? È l'obiettivo a cui tendere, io credo che sia anche un percorso a lungo termine necessario, irrinunciabile, evidentemente comporta molto impegno da parte dei paesi, il superamento di residui e egoismi, di problemi che nascono e che interessano le organizzazioni internazionali probabilmente periodicamente e che devono essere rinvigorite, ci vuole l'impegno dei paesi nel conformare questa volontà e nel trovare l'interesse, però l'Europa è un valore aggiunto, è un elemento irrinunciabile della nostra sicurezza, se non ci fosse l'Europa unita ci sarebbero ancora tutte le situazioni di tensione che ci siamo dimenticate di tante centinaia d'anni, e quindi è un valore da tutelare e da difendere. Calcoliamo che noi abbiamo avuto un percorso di tragedie in Europa, che attualmente vi è un percorso di tragedie in Medio Oriente e in moltissimi altri stati, c'è una situazione di quelli che chiamiamo stati falliti o stati collassati che non sono più in condizioni di garantire la sicurezza dei propri paesi, nascono le migrazioni incontrollate, si dà spazio al terrorismo, gli stati più evoluti dal punto di vista dell'economico, industriale, che hanno già avuto questo percorso, le organizzazioni internazionali, l'Europa, l'Italia in questo ambito devono partecipare alla sicurezza internazionale proiettando sicurezza, aiutando questi paesi a raggiungere un livello di sicurezza, perché evidentemente, come abbiamo detto, le migrazioni non possono essere fermate. Perché noi siamo un paese di migranti e siamo immigrati, però possono essere controllati dal punto di vista della sicurezza e si può cooperare con questi stati per creare una situazione globale di stabilizzazione che è la base della trasformazione.